Sportivi marchigiani, buonasera e bentrovati al secondo appuntamento con noi dilettanti. Siamo ripartiti con questa nuova avventura, siamo come dicevo al secondo appuntamento e speriamo che il primo sia stato di vostro gradimento. Siamo sempre come dicevo all'Hotel San Paolo che ci ospita gentilmente, siamo a Piana di Monte Giorgio lungo la Faleriense in un hotel di classe insomma che ci ospita e ci fa estremamente piacere. Anche stasera parleremo del calcio dilettantistico marchigiano, non potrebbe essere diversamente, dalla promozione fino alla seconda e terza categoria. Abbiamo degli ospiti importanti, poi ve li presenterò. Innanzitutto, prima di partire, desidero ringraziare naturalmente, e lo faccio ancora, all'Hotel San Paolo che ci ospita, gli sponsor che vedete alle nostre spalle. Abbiamo aggiunto qualcosa di nuovo e speriamo di fare qualcosa di nuovo ogni settimana. E vi ricordo inoltre che siamo visibili oltre che sul nostro sito quelliche.net, anche naturalmente su YouTube e poi su TVRS canale 111 di TVRS Marche, ed esattamente il mercoledì alle 23.30 e poi in replica il giovedì alle 13.30 e il pomeriggio alle 18.30. Passiamo a presentare quelli che sono gli ospiti che sono venuti a trovarci questa serata. Abbiamo il piacere di avere con noi Paolo Pasquali, presidente del Casette Verdini, promozione Girone B. Buonasera a tutti. Giordano Calvigioni, allenatore del San Ginesio, terza categoria. Buonasera a tutti. E il vicepresidente dell'Arcevia, prima categoria B, Sandro Titti. Buonasera a tutti. Ed il bomber, io lo chiamo il bomber per antonomasia dei campionati pigeni, Fabio Poli, attaccante del Monticelli, anch'esso della promozione Girone B. Buonasera. Iniziamo e non potrebbe essere diversamente da chi è qui alla mia destra, il presidente del Casette Verdini, Paolo Pasquali. Paolo torna a trovarci per la seconda volta, è stato già qui l'anno scorso, gli abbiamo portato fortuna in qualche maniera perché poi ha vinto il campionato, è andato in promozione, adesso questo campionato è partito, un po' di gare, all'inizio un po' sofferto, poi finalmente presidente sabato è arrivata questa agognata prima vittoria, va festeggiata in qualche maniera, no? Noi ti abbiamo invitato qua per festeggiare. Grazie per l'invito, infatti non potevo mancare anche per la cabala perché l'anno scorso ci hai portato fortuna, spero che ce la porterai anche quest'anno. Spero anch'io. Sì, abbiamo iniziato un pochettino titubanti, un paio di sconfitte, poi però insomma ci stiamo mettendo a posto. Sabato scorso abbiamo fatto un'ottima partita secondo me e il risultato chiaramente netto, per cui abbiamo fiducia di recuperare terreno. Insomma, per il momento siamo ultimi, ma la classifica, la classifica è corta, però. Sì, è corta, la parte corta, speriamo che cambi. Insomma. Certamente. Senti, che le prime differenze che hai notato tra la prima categoria, tu hai fatto tanti anni di prima categoria col Casette Verdini, questo è il vostro primo campionato in promozione, dopo 5 partite, che idea ti sei fatto di questo campionato di promozione? Beh, tra la prima e la promozione sembra esserci un abisso, insomma, anche perché a parte i ritmi, i livelli, l'agonismo, la tattica, il problema dei fuori quota che praticamente si ripercuote molto sul rendimento della squadra. Girando un fuori quota cambia la partita. Quindi effettivamente probabilmente stiamo pagando anche questa abitudine a gestire questi ragazzi che comunque sono determinanti. Certo, comunque questo inizio un po' difficoltoso in qualche maniera era stato messo in preventivo, diciamo, dai. Non... Sì, sicuramente noi ce lo sapevamo e ancora ce lo sappiamo, dobbiamo lottare fino all'ultima partita. Il nostro obiettivo è la salvezza, ma senza timori, senza problemi. Senza paure, via. Senza paure. Vicino al presidente Paolo Pasquali c'è Giordano Calvigioni. Giordano, attualmente allenatore e giocatore del San Ginesio in terza categoria, ma è stato perché ormai Giordano si sta dedicando più a fare l'allenatore che il giocatore, anche un ottimo giocatore di promozione, ricordo i suoi campionati con il Camerino in promozione, poi a Sarnano, in altre cittadine, però penso che l'apice l'hai toccato a Camerino, no Giordano? Sì, sì, il mio picco calcistico diciamo che è stato a Camerino, in promozione, è stata una bellissima esperienza. Per chi non ha avuto modo di incrociarti, Giordano era, io dico era perché ormai si dedica a fare più l'allenatore, un esterno sinistro di buona corsa. Insomma, terzino, no? Sinistro, sì. Sinistro naturale. Pasquali lo ricorda. Ho giocato anche con Paolo al Casette Verdini. Casette Verdini. Mi sono rotto il ginocchio. C'è un brutto ricordo. Brutto ricordo. Senti, questa tua nuova esperienza nella doppia veste di giocatore ma soprattutto di allenatore nella tua città, diciamo così, perché tu lavori e vivi a San Ginesio, come la stai vivendo? È un'esperienza che mi stimola molto, infatti ho scelto San Ginesio, diciamo, anche per una questione di cuore, che è vicinissimo alla mia abitazione, dunque siamo
tutti amici, tutti compagni, ci sono ragazzi molto bravi che secondo me meritano anche categorie superiori, dunque voglio cercare di far bene per questa società. Questa è una società che è rinata, diciamo, in qualche maniera, perché San Ginesio per molti anni non ha avuto squadra, ha avuto altre situazioni all'interno del comune, però diciamo che adesso state provando a ricostruire quella che potrebbe essere la squadra del capoluogo. Sì, sì, hanno cambiato parecchi nomi. Se non ricordo male, San Ginesio non è mai esistita, come società, no, come nome. Pian di Piega. Sì, c'era Pian di Piega, sì, che è nata, se non sbaglio, nel 2007, 5 anni fa, e quest'anno ha cambiato nome per la prima volta, San Ginesio Calcio. E quindi magari puntate, dunque, a fare qualcosa di bello nel corso degli anni. L'anno scorso hanno fatto molto bene i ragazzi, anche se non li ho seguiti perché facevo un campionato diverso, però hanno perso, mi sembra, ai playoff, hanno vinto il loro girone, poi hanno perso la finalissima ai playoff, certo. Sì. Dunque pensiamo di fare bene in un girone sicuramente difficile. È un girone difficile, poi dopo avremo modo di approfondirlo, sì, perché comunque è un girone, questo di terza categoria, girone G maceratese, notevole. Oh, vicino a Giordano c'è un altro gradito ospite, il vicepresidente dell'Arcevia, Sandro Titti. Innanzitutto lo ringraziamo perché l'Arcevia è una delle squadre che viene da più lontano. Noi ricordo che siamo a Piana di Monte Giorgio, quindi Arcevia è un bel viaggio, e lo ringraziamo anche perché dimostra l'attaccamento verso quelli che è e verso il calcio dilettantistico marchigiano. Oh, l'Arcevia disputa il campionato di prima categoria B. Ce ne parli un po', Sandro, di questo campionato che noi abbiamo esaminato di meno nel corso degli anni, perché ripeto, per questioni logistiche è difficile portare giù gente dall'Anconetano, dall'Alto Anconetano, come venite voi, insomma. Allora, innanzitutto approfitto per salutare tutti gli sportivi arceviesi che spero ci seguano. Allora, parlando un attimino del campionato di prima categoria girone B, noi abbiamo l'onore di disputarlo per il secondo anno, cioè siamo andati una volta già in prima categoria, purtroppo l'abbiamo abbandonato l'anno successivo. Quest'anno ci siamo di nuovo, abbiamo vinto un gran bel campionato l'anno scorso e speriamo, insomma, di poter mantenere la categoria, perché Arcevia è un paese che merita la prima categoria, ma la merita soprattutto non perché è un paese di 5.000 abitanti, quello sicuramente, anche per quello, però perché specialmente in questi ultimi anni, con il nostro settore giovanile che non con poche difficoltà riusciamo a portarlo avanti, ci ha dato veramente dei grossi frutti per la nostra prima squadra. Noi abbiamo 7-8 undicesimi in pianta stabile proprio in prima squadra, ragazzi del 90-91, tutti arceviesi. E questo ci riempie di gioia. Sicuramente grande merito va al nostro mister, che ci ha creduto, ci stiamo credendo noi, e per questo, insomma, vogliamo assolutamente mantenere la prima categoria, perché se la meritano soprattutto loro. E poi chiaramente è un campionato importante perché è zeppo di derby, abbiamo squadre limitrofi, Monserra, Sassoferrato, Olimpio Stravetere, Barbara, tutte squadre a una manciata di chilometri, quindi è un vero e proprio piacere disputare questo campionato. Siamo partiti un attimino un po' con difficoltà, ma questo lo sapevamo, però noi siamo consapevoli che riusciremo a inalienare dei buoni risultati, perché il gruppo c'è. Ripeto, veniamo da una vittoria di campionato dove abbiamo fatto festa, perché addirittura abbiamo anche una squadretta di calcio a 5 che militava in Serie D e anch'essa ha vinto il campionato è salita di categoria. È salita di categoria e disputa anche loro la C2. Quindi l'anno scorso è stata veramente per Arcevia una grande festa. Ora quest'anno c'è da mantenere queste categorie. Mantenere le categorie, sì, conquistate col sudore dell'anno scorso. Col sudore dell'anno scorso. Vogliamo tenacemente mantenerle, insomma. Speriamo, ve lo auguriamo, e poi dopo avremo modo di approfondire anche questo girone B di prima categoria. Oh, vicino a Sandro Titti c'è un volto noto perché è stato a trovarci altre volte, poi chi è nel discorso calcistico marchigiano, soprattutto nella parte meridionale, è una faccia conosciuta, quella di Fabio Boli, attaccante, bomber di razza, perché ormai siamo, dicevamo prima a microfoni spenti, che ormai stiamo arrivando a 300 gol, quindi questo testimonia della classe del giocatore. Fabio quest'anno, come l'anno scorso, guida l'attacco del Monticelli. Il Monticelli è una squadra che è stata neopromossa in promozione, che sta facendo, tra l'altro, Fabio benissimo. Quindi siete partiti
Al di là, diciamocelo, al di là di ogni più rosea previsione, perché poi memoria anche delle vicende due anni fa, quando la squadra partì malissimo, tu non c'eri, però la squadra partì malissimo e per quanto ha cercato di recuperare poi retrocesse in prima categoria, l'anno scorso avete stradominato la prima D e quest'anno ottima, anche se l'ultima è andata male, ma insomma 9 punti dopo 5 gare credo che siano un bottino quasi sperato, no? Anche se poi la classe c'è. Sì, sicuramente l'avvio ci lascia comunque ottimisti per il proseguo del campionato. Poi ogni partita ha una storia a sé, quindi magari quando si riesce a fare comunque un inizio di campionato con 3 vittorie nelle prime 5 partite, poi magari si pensa più al rammarico delle partite che hai perso piuttosto che a quelle che hai vinto. Ieri ne è stata una riprova, ci abbiamo grosso rammarico per la sconfitta che abbiamo patito, ma soprattutto per come è venuta. Poi però, se vogliamo fare un discorso un po' più globale, è vero che comunque siamo partiti per riuscire a fare una salvezza tranquilla, quindi per il momento ci stiamo riuscendo, la posizione di classifica è buona e speriamo di continuare, ecco. Voi ci avete da quest'anno, l'anno scorso un allenatore giocatore, diciamo così, Stefano Filippini, che poi ha fatto la sua scelta e è andato al Porto d'Ascoli, e la società ha preso un altro allenatore giovanissimo che forse potrebbe essere ancora un giocatore, purtroppo problemi fisici l'hanno limitato, Matteo Padalino, che però si sta inserendo alla grande. Lui poi come allenatore oltre la seconda categoria mi pare non fosse mai andato, no? Però Sì, l'anno scorso aveva fatto 2 anni di seconda categoria, l'anno scorso è subentrato in una squadra di prima categoria, dove è subentrato appunto perché le cose non andavano bene, occupavano le posizioni più sotto, sì. Sì, l'ultima posizione mi sembra, se non l'ultima la penultima, e sono riusciti alla fine a raggiungere una salvezza tranquilla, quindi ha fatto 2-3 anni bene e poi la società anche per il fatto che oltre a prendere in considerazione i risultati che aveva ottenuto aveva anche avuto modo di conoscerlo, sì, personalmente. Diciamo, personalmente, perché quando allenava una di queste seconde categorie, forse non vorrei sbagliare dicendo il primo anno che allenava la Poggese, che si allenava nello stesso, sì, campo di Monticelli, e quindi magari hanno anche avuto modo di conoscerlo personalmente e quindi hanno ritenuto opportuno fare questa scelta e puntare su di lui. E per il momento i risultati stanno dando ragione alla scelta societaria. Presidente Pasquali, analizziamo un pochettino questo campionato di promozione con lei adesso, che è il primo anno, ma insomma ormai un'occhiata la data e un'idea se l'è fatta di questo campionato di promozione. Prima accennavamo al discorso dei fuoriquota, che sicuramente sono determinanti in questo campionato. Ritieni veramente che i fuoriquota siano la differenza di questo campionato, cioè chi ha i fuoriquota veramente bravi ambisce a posizioni di vertice, mentre gli altri devono un pochettino soffrire, magari lottare per le posizioni di retrovia? Sono solo i fuoriquota che pesano? No, non solo i fuoriquota, insomma anche i 9 titolari fanno la differenza, però è chiaro che tra 2 squadre che più o meno sono allo stesso livello, il fatto di poter gestire diversi ruoli, diversi ragazzi che hanno magari una juniores da diversi anni, oppure hanno la possibilità di prendere giocatori da società importanti, chiaramente fanno la differenza. Tu come ti sei organizzato per i fuoriquota? Voi che non avete settore giovanile, quindi come ti stai? Noi abbiamo inserito 3-4 ragazzi che giocavamo in gamba dalle informazioni che avevamo avuto, quindi abbiamo preso ad esempio dall'Urbisaia Tallè, un ragazzo che si sta comportando molto bene. Dal Monte Cassiano sono arrivati un po', abbiamo fatto una collaborazione per agganciare la juniores, quindi stanno arrivando dei ragazzi interessanti, e dal Pollenza abbiamo preso Domizzi, dal portiere, il portiere della Cimacerata, della Vis Macerata, Fermanelli. Per cui insomma ci siamo organizzati in questo modo, però è chiaro che un infortunio, una squalifica, certo, un pochettino ti può far soffrire, insomma. In questa ultima di campionato voi, come dicevamo prima, avete ottenuto i vostri primi 3 punti contro il Porto Potenza, una vittoria larga, netta. Il risultato rispecchia quello che è stato veramente l'evolversi della gara? 3-0? Sì, sì, penso di sì, onestamente penso di sì. Chiaramente noi abbiamo affrontato la partita in modo molto determinante, perché avevamo un punto e c'era un pochino di malumore, insomma cominciamo a avere
dei piccoli dubbi, timori, e questo volevamo scacciarli assolutamente, perché la squadra secondo noi è molto competitiva. Quindi già hai avuto la riprova in questa, e quindi abbiamo avuto la riprova che sicuramente possiamo far bene, quindi possiamo battersi, non dico con tutte, però ecco, insomma, certo le prime due o tre uscite che un pochino, ripeto, titubanti un pochino, anche se poi la prima con la settembra tutto sommato siete stati anche un po' sfortunati, no? Perché... esatto, un pochettino sfortunati per il palo, doppio palo, un pochettino per un rigore che c'era non c'era, un pochettino un'espulsione. Un'espulsione, abbiamo giocato le prime tre partite sempre con un uomo in meno, a Sirolo un fuorigioco, un gol, cioè non c'è, sai, qualche volta basta poco per fare la differenza. Adesso vi state organizzando, dai. Sì, speriamo di organizzarci ancora meglio. Giordano, questa terza categoria girone G, prima a microfoni spenti commentavamo che in fondo è veramente un bellissimo girone, tanti derby, basta guardare la classifica, il Gualdo in testa, Gualdo, San Ginesio, Monte San Martino, Col Bucaro, Val di Chienti, Pennese, Petriolo, poi un paio di squadre di Macerata, un paio di Corridonia, quindi è un girone, diciamo così, abbastanza ristretto, non ci sono trasferte lunghissime, però tanti derby, quindi molto sentito, no? Sì, infatti quando abbiamo visto i sorteggi abbiamo subito capito che era un girone molto difficile, secondo me. Non conosco tutte le squadre pienamente ancora, però quelle che ho incontrato, ho fatto amichevoli eccetera, sono molto attrezzate. Ecco, sarà sicuramente un girone molto equilibrato fino alla fine. Adesso con queste prime tre gare che avete disputato, qualche amichevole, un po' che tu sei in mezzo all'ambiente, che idea ti stai facendo di questo girone G di terza categoria? È veramente così, perché se ne parla molto all'esterno, cioè sembra che sia un girone tosto, quasi una seconda categoria. Sì, quasi una seconda categoria, anche perché in ogni squadra ho notato che militano tre o quattro giocatori che hanno fatto anche eccellenza, vedi Ramaccioni con l'Audax Macerata, Mauro Arrigoni, ogni squadra ha qualcuno che ha fatto categorie importanti. Certo, quindi dunque l'esperienza unita ai ragazzi che ci hanno voglia di correre, insomma. A livello di strutture, sì. Questo girone come è messo? Cioè voi ci avete tutto sommato un bel campo quando funziona, sì. Insomma. Però mi pare che tutto sommato ci sarà un caso o due, per il resto sono tutte ottime strutture, sì, no? Sì, sì. Per una terza sicuramente categoria. Ci sarà quello della nuova pausola, forse un po' più stretto, zona industriale Corridonia, però per il resto campi veramente belli, sia sintetici che in sia in erba, vedi Pennese, sì, sì. Monte San Martino. Però bel sì, campo, piccoli però tutti, belli tutti dei bei, e questo già per la terza categoria è importantissimo, sì. Perché poi non sempre c'è questa possibilità di poter giocare su delle strutture valide, a volte bisogna quello di sabato scorso a Collevario è veramente Serie fa A. La differenza proprio Serie A. Assolutamente. Voi, Sandro, come siete messi a livello di strutture? Credo che quello sia pure un girone dove i campi sono belli, no? Sì, ci sono veramente degli impianti importanti. Basta pensare che andiamo a giocare ad Osimo. Aldiana, glorioso. Aldiana, quello è uno stadio a tutti gli effetti. Ma comunque anche il nostro impianto non è un impianto importante, insomma. Tra l'altro è posto sotto la città, per chi non conosce Arcevia, è posto proprio sotto il paese, che in estate è molto suggestivo, tant'è che abbiamo avuto squadre in ritiro anche importanti. Negli anni 80 venne il Rimini di Sacchi, venne il Pescara di Agroppi, e anche questi ultimi anni è venuta la Fermana, è venuto il Fano, quindi... Per i ritiristi si presta, insomma, si presta molto bene, perché stiamo a 550 metri sul livello del mare, quindi sì. A livello cittadino c'è seguito per la squadra dell'Arcevia? Guarda, cito soltanto un dato, alla finale dell'anno scorso, la finale che abbiamo disputato a Belvedere Ostrense contro i Miciulli, non so se qualcuno ricorda, avevamo strappato 600 biglietti, ci sono terminati i biglietti d'ingresso. Complimenti. Quindi vi dico soltanto questo, è chiaro che in quel momento c'era un'euforia tale che insomma veniva la partita anche coloro che magari non sempre li vediamo adesso al sabato. Comunque, insomma, siamo partiti bene, il pubblico ci segue, c'è entusiasmo intorno a questa prima categoria. Adesso sta a noi cercare di non far perdere questo entusiasmo, perché poi dopo nei paesi penso che questo avvenga dappertutto, si fa subito a salire di molare si fa subito, ma a scendere poi altrettanto si fa subito.
ripeto, sta a noi, stiamo lavorando, sappiamo delle difficoltà, il girone è molto duro, il livello è molto alto, a differenza di quello che diceva il mio collega qui presidente, dalle nostre parti ci sono molti giocatori che magari fanno fatica a trovare spazio in eccellenza e promozione e si riversano in questa prima categoria girone B. E quindi ci sono squadre importanti, vedi il Camerano, vedi il Marina, vedi l'Osimo, l'Osimara, queste sono squadre che secondo me non c'entrano poco con la prima categoria. Con la prima categoria, certo. Questo va detto. È chiaro che hanno un blasone diverso anche a livello immagine, a livello immagine, certo. Però noi siamo lì con la nostra correttezza che ci contraddistingue, cerchiamo di fare del nostro meglio e siamo fortemente convinti che porteremo a casa questa salvezza senza grossi problemi. Benissimo, perché mi va di citare un altro dato. Noi abbiamo ormai il nostro mister Nico Mariani insieme con noi da 2 anni, questo è il terzo anno che sta con noi. Speriamo che si ripete, nel girone di ritorno facciamo sfracelli. Noi abbiamo vinto il campionato l'anno scorso dopo la neve che penso che ha coinvolto tutta la regione, certo. Alla ripresa della pausa della neve abbiamo disputato 13 partite più l'ultima di spareggio, abbiamo fatto 14 partite, 13 vittorie e un pareggio. Complimenti. Ecco, di perché dopo quella sosta molte squadre hanno fatto infatti noi al contrario abbiamo vinto il campionato lì, ci siamo spalati la neve con le pale, proprio il mister ci faceva pressione che lui si voleva allenare e... però i risultati ci sono venuti, i risultati si sono visti, sì. Poi Fabio, la struttura, voi abbiamo parlato un po' di strutture con gli ospiti che ti hanno preceduto, voi vi siete dovuti spostare dall'impianto del velodromo al Monte Rocco, sempre sintetico, però questo è un sintetico un pochettino più grande, state incontrando qualche difficoltà oppure tutto sommato è lo stesso? Beh, no, difficoltà no, sicuramente a detta di molti, poi rendersene conto principalmente in prima persona è difficile. A detta di molti, l'anno scorso il campo magari un po' più piccolino ci ha agevolato, non lo so, secondo me giocavamo a Monte Rocco, vincevamo lo stesso con gli stessi punti. L'anno scorso sicuramente, poi dopo non si ha la controprova, quindi certo. Non si può dire. Quest'anno dirti adesso non vorrei dire una stupidaggine, però per il momento ci abbiamo giocato 2 volte, abbiamo fatto 2 vittorie, quindi abbiamo fatto 2-3-1 tra l'altro, quindi alla fine credo che non ci stia penalizzando. Sicuramente il fatto di non allenarsi su quel campo potrebbe essere alla lunga magari una cosa che si può andare a pagare, perché poi noi ci alleniamo 2 volte a Monticelli e quindi le distanze un po' si fa fatica a trovarle su un campo un po' più grande, però per il momento no. Senti, quando si parla di squadre di calcio a volte si mette in evidenza quella che è la spina dorsale della squadra. Cinelli, Tonelli, Vivani, Poli, quante squadre in promozione hanno una spina dorsale più forte della vostra? Beh, qui parliamo di 4 nomi, cioè senza citare Luciani, Minollini. No, se parlavamo di questi nomi, senza nulla togliere quello che stiamo e stanno facendo i miei compagni in questo momento, se parlavamo di questi nomi magari 4-5 anni fa, sinceramente ti dicevo che non ce l'aveva nessuno, anche perché uno come Vivani non ce l'ha proprio nessuno, nemmeno se andiamo indietro di 20 anni in queste categorie. In questo momento magari il peso dell'età si comincia a sentire, sicuramente però fa da contraltare il fatto che la voglia, la determinazione e la grande voglia di non mollare e di continuare a giocare. E il fatto che siete un gruppo di amici, questo sì, quello sicuramente aiuta e magari ci fa ancora far bene in queste categorie. Certo, sì, comunque io la chiamo la spina dorsale, però credo che ancora ce ne siano pochi, forse. No, sì, dopo c'è anche da dire che l'anno scorso magari la spina dorsale era questa, contorniata poi tra l'altro da molti senza giovani. Ad altri di grande valore. Sì. Poi quest'anno io sulla spina dorsale ci metterei anche gente come Luciani, Luciani, certo, Menchini, Minollini, che poi Minollini tra l'altro che sta facendo mi pare un campionato strepitoso. Sì, viene da
le ultime due partite non ha giocato per... sì. Minollini mi dicevi, no? Sì, Minollini. Sì, non ha giocato per... Però le prime due mi pare che ha fatto Spatielli. Sì, ha fatto bene, ha fatto tre partite molto bene, poi purtroppo per la stessa espulsione non gli ha permesso di giocare, ma anche lo stesso Pallotta, che non abbiamo citato e che in questo momento c'ha avuto un problema, quindi non sta giocando, è uno che magari si potrebbe conoscere un po' di meno, ma negli però lui la promozione l'ha fatta negli ultimi 5 anni, ha vinto 5 campionati di promozione. Riprendiamo con il presidente Pasquali questo ultimo giro di questa nostra chiacchierata. Senza volerlo, per una questione di eventi, Casette Verdini è diventata la prima squadra del Comune di Pollenza. Quest'anno poi ci sono stati dei cambiamenti, Montemilone, Pollenza, che poi tra l'altro facciamo i migliori auguri, ma è partito male in questo campionato, sta soffrendo un pochettino in prima categoria. State sentendo il peso di questa responsabilità oppure è una cosa che viene naturale, insomma, com'è? No, viene abbastanza naturale, pensiamo a noi 3 anni fa facciamo la seconda, quindi abbiamo vinto due campionati, abbiamo fatto due promozioni, ora ci troviamo in promozione. E mentre gli amici di Pollenza al momento sì, si trovano un pochettino in difficoltà con una retrocessione. Quando si retrocede, purtroppo riaggiustare il tutto, la società, la squadra, l'entusiasmo non è facile, ma penso che però sono sulla buona strada, insomma, ecco, sono anche loro le prime partite, dovranno abituarsi anche al campionato di prima categoria, e comunque il girone C è sempre abbastanza è duro. Impegnativo. Quindi facciamo in bocca al lupo a Marinangeli e Soggi perché facciano un buon campionato. Senti, l'anno scorso quando ci siamo visti in una delle puntate venne anche il mister Ruffini. Avete vinto il campionato, lui nella doppia veste di allenatore e giocatore. Adesso in promozione penso che sia dura, allenatore e giocatore. Come si sta muovendo il mister? Cioè, fare l'allenatore e giocatore in seconda è un discorso, in prima è dura, in promozione penso che sia durissima. Sì, sicuramente è abbastanza impegnativa, anche se al momento non possiamo dare colpe perché magari no, per carità, però dico a livello di impegno di lavoro per lui si sta mostrando comunque che ha delle capacità enormi, nel senso che già giocando lui con il suo ruolo tiene sotto controllo mezza squadra. Sì, lui diciamo che guida la difesa, esatto, quindi in guida maniera la difesa, quindi tiene sotto controllo mezza squadra, si avvicina al giocatore che è in difficoltà o magari al fuori quota che magari in momento ha bisogno di aiuto. E chiaramente poi durante l'agonismo della partita, per i cambi, per i cose, per le sostituzioni qualche problemino può averlo, ma abbiamo un allenatore in seconda che è Ruani, che dà una grossa mano. Certo. Sono io in banchina. Poi ci stai tu, che problema c'è, insomma, dai. No, sto scherzando, però ecco, lo stiamo aiutando perché veramente abbiamo fiducia e vogliamo andare avanti con Matteo fino alla fine possibilmente. In queste 4-5 partite che hai giocato, un paio di giocatori che ti hanno colpito la fantasia? Che magari dicevo, se ci avessi... Non voglio fare nomi, dai. No, beh, ma qualcuno che ti ha colpito. Sponsorizzo solo i miei. Vabbè, faccio un genno particolare a Alex Gianandrea e Andrea Romagnoli. Ecco, che sono più forti del campionato. Ma secondo te sì, non l'avresti presi, no? Speriamo. E poi chiaramente abbiamo anche vicino Poli, non posso dire che non mi ha colpito, insomma ci ha colpito anche in passato, anche se con noi non ha segnato, anche se con noi non ha segnato, però ecco, ma comunque complimenti a Poli ancora con la una potenza della natura. Bel giocatore, certo. Giordano, il San Ginesio, abbiamo accennato prima il discorso un po' di questa cittadina che si sta rilanciando anche a livello calcistico. Tu hai giocato, ripeto, come dicevamo prima, sia in promozione, in prima, in seconda, hai giocato anche con il presidente Pasquali. Il calcio sta cambiando in questi ultimi anni? Tu poi dalla promozione, prima, seconda, terza, stai girando un po', stai intraprendendo la tua carriera di allenatore che ti auguro fortunata. Da 10 anni fa adesso è cambiato tanto il calcio? Sì, secondo me abbastanza. Forse è sceso di livello, un po' di livello, a livello tecnico, diciamo, e di giocatori proprio. Come tecnica individuale? Come tecnica individuale, anche di giocatori, non so, determinati ruoli che sembra che non esistano più. Che non esistano più. Sì, prima erano squadre proprio ben attrezzate. Ricordo l'Urbisaglia quando abbiamo vinto il campionato in promozione. 10 anni fa erano giocatori veramente straordinari, certo. Straordinari, sì. Ma non hai tu l'impressione che magari qualche anno fa fossero più preparati tecnicamente ma meno preparati fisicamente? Adesso le squadre si allenano tutte di più, secondo me. Prima si allenavano di meno, però con la palla al piede
è un altro sì, sì, sì. Forse non si trovano proprio più proprio i giocatori. La tecnica sì, si può allenare, però uno deve anche ci deve nascere, diciamo. Certo. Tecnicamente bravo. Fisicamente adesso, ripeto, sono tutte ben attrezzate, anche in terza categoria, che uno potrebbe pensare che sicuro di meno, invece non è così assolutamente. In terza categoria ormai le squadre tutte fanno due allenamenti e poi fatti con criterio. Se non ti alleni si nota subito, subito. Fino a qualche anno fa la terza categoria era un po', si andava il sabato, sì, la partitella, adesso non è così, insomma. Anche quindi, in seconda due allenamenti, dunque accidente. Si può paragonare ad una seconda. In seconda come ci sono squadre che fanno tre allenamenti, quindi voglio dire, comincia a essere impegnativo e seriamente. Quindi tu, il presidente non me l'ha voluti fare, un paio di nomi di queste prime due o tre partite di qualche giocatore che ti ha colpito, giovane, anziano, famoso, non famoso, emergente, qualcosa che secondo me è una rosa a buon livello, di buon livello la mia, cioè tutti più o meno sullo stesso livello, con qualche giocatore, ripeto, che potrebbe fare categorie anche superiori. Chi già è che magari te... Ci sono diversi giocatori, Rocco Briganti che l'anno scorso, Gregorio Briganti, Rocco il fratello, che l'anno scorso ha fatto moltissimi gol, poi c'è Fabioli, adesso fare nomi è difficile, Funari, Ceresani, Calvigioni, mio fratello, Bonpadre, c'ho una buonissima rosa secondo me. Quindi sei soddisfatto, sì, di quello, sì, che... Magari poi devo fare complimenti per questo anche all'allenatore che mi ha preceduto, Gianni Migliorelli, che in 4 anni ha fatto un grandissimo lavoro e si vede. E alla società che si sta strutturando per fare, sì, qualcosa di, sì, di importante. Ti auguriamo di raccogliere i frutti. Io cercherò di fare di meglio possibile, di dare tutto, poi alla fine tireremo le somme. Raccogliere i frutti di tutto questo lavoro. Come avete notato, abbiamo fatto, come spesso facciamo, una sostituzione in corso d'opera. È uscito momentaneamente il vicepresidente Sandro Titti dell'Arcevia. Al suo posto potete vedere Nico Mariani, che è l'allenatore. Prima il vicepresidente ha accennato alla bontà del lavoro che sta portando avanti Mariani. E con lui, che è l'allenatore, vogliamo approfondire un pochettino quello che è l'aspetto tecnico di questa squadra dell'Arcevia, di questo girone che già Sandro ci ha detto essere molto 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 competitivo, ma non avevamo dubbi, perché leggendo anche i nomi dei giocatori delle squadre si vede, insomma, che questo è un girone tosto. Tu come ti stai inserendo in questo discorso? Innanzitutto buonasera, grazie dell'invito, okay, della possibilità di partecipare a questa trasmissione. Per noi, per me, sono un attore giovane, vengo da diversi anni però dove ho iniziato questa attività, perché comunque questo è il settimo anno che alleno, dopo aver passato avuto la possibilità di iniziare a allenare a Senigallia, dove allenavo la seconda categoria del Senigallia. E devo dire che a Arcevia ho trovato una piazza importante, una piazza che mi ha dato tanta fiducia, mi ha dato la possibilità di iniziare un cammino con una squadra esperta da un certo punto di vista, dove avevo giocatori importanti, ma avere anche dei giovani che molto interessanti. Abbiamo fatto il primo anno, abbiamo centrato i playoff insieme, quindi parlo di 2 stagioni fa. L'anno scorso abbiamo vinto con una cavalcata trionfale, ma ripeto, anche il primo anno siamo partiti un pochino con qualche difficoltà iniziale, poi ci siamo conosciuti, si è creato un gruppo importante. E ripeto, l'anno scorso ci tengo a sottolineare che si è vinto un campionato con l'importanza del gruppo, l'importanza del lavoro, della serietà delle persone, dell'impegno, di tutto quello che serve per comunque di quei piccoli granelli che portano ad un risultato, una cosa importante. Quest'anno è un campionato nuovo, un campionato difficile. Io, almeno nel nostro girone, noto un livello elevato di prima categoria. Ho visto anche squadre, sia quelle che abbiamo giocato contro, ho visto altre squadre, certo, visionando delle partite. E devo dire che è un campionato importante, sono nomi importanti, nomi, gente comunque anche che sono scese di categoria, hanno fatto professionismo e si trovano magari un po' chiusi in campionati eccellenza interregionale anche per una questione di budget. Poi magari molte società, a seconda delle varie esperienze, certo, che hanno, stanno cercando un po' di ridimensionare il tutto, ma ci sono piazze veramente importanti che quest'anno ci troviamo a affrontare. E devo dire che anche se abbiamo 3 punti, abbiamo perso 4 partite, io credo molto in questo gruppo. Abbiamo disputato delle grandissime prestazioni e lo sottolineo anche per i complimenti finora che ho ricevuto fuori dal campo, ma non tanto dal punto di vista dei risultati, anche a Osimo, a Camerano,
dove meritavamo molto di più, soprattutto Osimo. Ma però purtroppo il calcio devi imparare, devi crescere, devi fare esperienza. Conta molto questa esperienza, poi salire di categoria. Conosciamo un po' questi nuovi arbitri di questi gironi che sono comunque differenti, che molto più giovani. Non è sempre facile, però comunque finora diciamo che siamo un po' a credito anche di fortuna. Io però penso sempre che alla lunga, in una stagione, tra i pro e i contro, alla fine si pareggia sempre. Quindi col lavoro, ribadisco, col quello lavoro, che forse stai perdendo adesso, speri di recuperare. Sì, no, lo poi recupero sicuro, sono convinto di questo. Certo. Anche l'anno scorso avevamo avuto delle difficoltà, però ribadisco, io col lavoro, con l'umiltà, si può fare bene, si può far bene, si può arrivare in fondo centrando una salvezza importante per la piazza, per la città. Ripeto, io me lo sono sentita quest'anno di continuare questa avventura qua, perché comunque penso che questa piazza se lo merita di trovare una salvezza importante che non era stata centrata nell'unico anno che hanno fatto. Questo è almeno il mio obiettivo principale, e soprattutto perché penso di avere dei ragazzi veramente bravi, giovani. Io lo dico sempre, anche ieri parlavamo con loro prima della partita, vedo altre squadre, ma così tanti giovani, 92, 93, 94, 91, di Arcevia, trovarli, cioè del posto, trovarli in una realtà così piccola, non è facile. Penso, non, ripeto, conosco meno le realtà locali, qua c'è il presidente, ma non so quanti giovani si trovano del posto, del paese, poi un paese piccolo, un paese piccolo. Poi dico, sognare, io dico sempre, molte volte dico, non mi prendete per matto, ma io sono convinto anche che questa squadra, se cresce questi giovani, crescono anche un po' di serietà, di professionalità, si può fare anche qualcosa in più della prima categoria, Arcevia. Al mister Mariani vorrei chiedere, adesso dopo queste prime 5 partite, si è fatto un'idea un po' di quello che è il campionato prima categoria girone B, quali sono le squadre che ti hanno impressionato, chi potrebbe secondo te essere strutturato per vincere questo campionato e chi magari può lottare per, come voi penso, per la salvezza e per tirarsi fuori il prima possibile dalle sabbie mobili della bassa classifica? Sicuramente da quello che ho visto, a parte averci giocato contro, Camerano, Dorica, Torrette, Osimana, ma soprattutto io penso che il Marina abbia quest'ultima la struttura migliore per vincere, anche perché c'è una rosa talmente completa, formata da 20 giocatori che in qualsiasi squadra di prima, ma probabilmente anche in molte squadre promozione giocherebbero tutti, e hanno una rosa talmente ampia e vasta che si possono veramente permetterlo. Certo che Osimo secondo me farà qualche altro movimento da qui alla fine stagione, anche perché Osimo in prima categoria è un po' riduttivo, diciamo, è una cosa, cioè solo andare allo stadio Osimo, io dicevo alla squadra prima di entrare, io detto, io da giocatore non sono mai entrato qua, ma penso che anche voi, non so quante volte vi capiterà di venire in uno stadio così, cioè questo è uno stadio importante, è uno stadio dove ha visto giocare diverse partite di altri valori, diciamo. La C a girone 1. Sì, esatto. Quindi tutt'altro che quello. Però ripeto, anche ho visto anche Dorica Torrette si sono strutturati prendendo praticamente tanti giocatori che hanno fatto sempre campionati differenti da questo. Oh, Fabio, nella prossima di campionato voi già avete una trasferta importante. Una trasferta, ricevete una squadra importante, siete tutte e due a 9 punti, la Folgore Falerone che è partita con grossi favori del pronostico, è una di quelle indicate sulla carta come tra le favorite insieme con altre, ma insomma la Folgore ha fatto una grossa campagna acquisti, c'ha dei giocatori di gran nome, un allenatore importante come Francesco Nocera, chiaramente voi, come si dice, giocatori esperti, non è che vi impaurite per così poco, però come vi organizzate per la prossima gara, la sentite in modo particolare oppure è una delle tante, come devo dirti? No, beh, paura sicuramente no, certo, perché altrimenti si partirebbe sconfitto. L'affrontiamo come abbiamo deciso di affrontare tutte le altre dopo la prima di campionato che abbiamo perso, ci siamo un attimino guardati in faccia, ci siamo resi conto magari noi che conosciamo un po' di più la categoria per averla fatta negli anni precedenti, e quelli che magari l'avevano fatta un po' di meno, abbiamo convenuto che
l'unica cosa da fare per comunque cercare di raggiungere dei risultati positivi era mettere sempre il massimo impegno, non guardare in faccia a nessuno, lottare pallone dopo pallone, minuto dopo minuto, partita dopo partita, fino all'ultima di campionato, e poi tirare la classica linea e vedere dove si è arrivati. Abbiamo detto questo e sono arrivate 3 vittorie. Ieri è come se fosse arrivata una vittoria, perché non sono arrivati 3 punti, però come diceva il mister, se una partita poi la perdi per sfortuna, secondo me alla fine le cose moralmente non ti deve abbattere, sì, poi alla fine si compensano, quindi magari ci capiterà di vincere una partita che probabilmente giocheremo peggio di quella di ieri, e quindi l'affrontiamo con questa mentalità, consci del fatto che Falerone ha probabilmente qualcosa più di noi sulla carta, a partire dall'allenatore che ha calcato campi più importanti, certo, e platee più importanti, a giocatori che magari vengono tutti da categorie superiori. Però poi in mezzo al campo si va sempre 11 contro 11 e soprattutto in queste categorie, secondo me la differenza vera in primis la fa la determinazione e la voglia. Poi ovviamente a parità di determinazione e voglia c'è la qualità che la fa da padrona, però noi innanzitutto dobbiamo pensare a metterci il massimo nel nostro impegno, certo. Senti, Monticelli in qualche maniera è un quartiere, ma è un paesone, insomma, è come se fosse una cittadina di 10-12 mila abitanti. Come sta vivendo questo campionato di promozione? Perché lì, se parte l'entusiasmo, lo sappiamo che c'è gente, ci sono tifosi, c'è queste 3 vittorie della squadra hanno creato entusiasmo, si sta muovendo la piazza un pochettino, come vi stanno seguendo? Beh, da noi c'è un'attrazione molto più grande e ha ragione, che è l'Ascoli Calcio, che tra l'altro gioca qualche campionato più importante nello stesso orario in cui giochiamo noi, quindi anzi ti dirò di più, dispiace anche a me non poter assistere tante volte alle partite dell'Ascoli, però l'Ascoli è una realtà che ci porta via tanto pubblico, magari tanta gente che sarebbe voluta venire a vedere a noi va a vedere l'Ascoli, giustamente, anzi ti prego di continuare ad andarci però anche perché è uno spettacolo sicuramente migliore. Però sì, c'è entusiasmo da parte della dirigenza, da parte di alcuni appassionati che ci sono vicini e di tanti amici che magari ci vengono a vedere sia per Monticelli sia per amicizia, ecco. Certo, quindi comunque l'ambiente si sta muovendo. Penso che siamo arrivati alla fine e abbiamo avuto il piacere di avere questi ospiti, abbiamo fatto una chiacchierata spero piacevole sui campionati, abbiamo un pochino divagato dalla prima alla seconda alla terza, la promozione, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Io naturalmente vi ringrazio, naturalmente gli sponsor che vedete alle nostre spalle, ringrazio ancora una volta l'Hotel San Paolo che così gentilmente ci ospita. Vi ricordo che siamo visibili su quelliche.net, naturalmente su YouTube e poi su TVRS il mercoledì sera alle 22.30, poi replica il giovedì alle 13.30 e alle 18.30. Passo a presentare e a ricordare quelli che sono stati gli ospiti della serata. Ci hanno fatto compagnia Paolo Pasquali, presidente del Casette Verdini, promozione Girone B. Arrivederci a tutti, in bocca al lupo a tutti gli sportivi. Giordano Calvigioni, allenatore del San Ginesio, terza categoria Girone G. Un ringraziamento particolare alla redazione e un arrivederci a tutti gli sportivi. Abbiamo avuto Sandro Titti, vicepresidente, e Nico Mariani, allenatore dell'Arcevia. Questa è una squadra di prima categoria Girone B. Un saluto particolare al nostro sponsor, che è la Tranceria Renato Lametti, che ormai da tanti anni che ci sostiene e che è una figura veramente fondamentale per la nostra società. Grazie ancora per l'invito, ringrazio tutti e buon campionato. E poi Fabio Poli, che è l'attaccante, il centravanti del Monticelli, anch'esso è del campionato di promozione Girone B. Un saluto a tutti e in particolare agli amici di Monticelli. Per quanto mi riguarda vi do appuntamento alla prossima settimana, avremo nuovi ospiti, continueremo a parlare del calcio dilettantistico marchigiano e come dico sempre, se non vi abbiamo particolarmente annoiato, tra 7 giorni siamo sempre qua. Ciao!